Proprio mentre il conflitto russo-ucraino ha raggiunto oggi il suo 21esimo giorno e la guerra torna ad essere protagonista nelle nostre vite, rimbalzando tra i telegiornali, le radio e la carta stampata, le buone notizie, composte da una buona dose di patriottismo e di orgoglio per le persone che combattono e hanno combattuto per la nostra nazione, fortunatamente non smettono di arrivare. La giunta della città di Biella, infatti, accodandosi ad altri comuni piemontesi, ha deciso di aprire le porte della nostra comunità al generale Claudio Graziano, conferendo lui la cittadinanza onoraria e l'alto attestato, e quindi offrendo un altro motivo a noi cittadini per sentirci orgogliosi di essere parte integrante di questa realtà. Formatosi all'Accademia di Modena e alla Scuola di Applicazione di Torino, il curriculum del generale Graziano non passa di certo inosservato, essendo tuttora il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea e avendo all'attivo innumerevoli altri incarichi militari prestigiosi, tra cui il comando della Brigata Alpina Taurinense, tanto cara ai nostri alpini biellesi. Durante la cerimonia per il conferimento dei due attestati, gli effetti dell'attacco della Russia, anzi, sono stati quelli di ricompattare da un lato la NATO e di dare una nuova dimensione futura di sviluppo al progetto di difesa comune europea. Ci vorrà ancora del tempo, questa sarà e sicuramente l'ultima cittadinanza onoraria che io riceverò in servizio. Questo non vuol dire che poi andrò in pensione, ma sicuramente in servizio attivo come generale, l'ultima cittadinanza onoraria che potrò ricevere, e sono contento di riceverla a Biella, che è una città che si rifà alle mie origini, all'essere alpino. Oggi ho rimesso il cappello alpino, normalmente uso il cappello rigido perché sono interforze, sono stato capo di stato maggiore della difesa, quindi ho comandato reparti di tutte le forze armate. E sono orgoglioso di mettere anche il cappello che rappresenta tutte le forze armate, perché nella mia vita militare, nelle mie numerose operazioni, ho dato spesso ordini a donne e uomini in uniforme di affrontare rischi, di andare in operazioni, anche di affrontare il combattimento. E spesso sono andato a parlare con genitori, madri, spose e mariti, dicendo che il proprio figlio, la propria moglie, il proprio marito erano rimasti feriti e hanno perso la vita per una causa giusta.